parlando di salto con l'asta, viene in mente la lotta persa da ancora dalla giovane cinquantenne Tim Lobinger per mieloma e leucemia. E il terzo record era quello di Michael Toomey, 6,51 allora sui 60 metri. Attenzione anche a lui, centro sportivo Esercito, Lorenzo Simonelli, ma anche ad Hassan Fofana, origini ivoriane per il bresciano bergamasco. Simonelli, di stato. Classe eccolo 2000. Qui, Leonardo Tano, il figlio di qui sopra, Dario Dester, intanto è arrivato a 8,02 di primato, no, è arrivato sotto, 7,98. Ha fatto 7,98 in batteria di semifinale. Mattia Di Panfilo, Nissolino Sport. E Simonelli, bisogna ricordarlo, classe 2002, quindi 21 anni, sempre protagonista a livello di campionati anche continentali e mondiali di categoria tra gli under 20 e gli under 23, insomma, qui si sta affacciando adesso. E allenato da pochi mesi da Giorgio Frinolli, quindi ha cambiato un po' di guida tecnica, come Luminosa Bogliolo, anche Luminosa. Ah, attenzione! Si allena con attenzione. Giorgio Frinolli. Attenzione! È vuota la 6. Gli basta, presumibilmente. Ma Paolo Dalmolin, basta il 7,54 di grande efficienza della semifinale. Peccato. Ma. Peccato, a meno che non ci sia qualche problema fisico, perché potrebbe anche essere, ma Francesco Ferrante in corsia 1, diciamo. Firenze Marathon, corsia 2 per Nicolò Giacalone, Biotecna. Lorenzo Simonelli, che è reduce da un brillantissimo 7,67 dei campionati italiani Under 23. Record di categoria. Esercito. Sì. A San Fofanà, Fiamme Oro di Padova per il bresciano bergamasco. Leonardo Tano dell'Atletica Meneghina. Paolo Dalmolin assente. Dario Dester in corsia 7. Mattia Di Panfilo in corsia 8. Ah, attenzione, non c'è partenza falsa, si è solo i protagonisti in una stessa inquadratura. Gran partenza di Lorenzo Simonelli, torna sotto, prova almeno. Fofanà che sbaglia i primi ostacoli, ma poi torna sotto non abbastanza. Simonelli, 7,67, cifra carta carbone, come si diceva un tempo, la stessa prestazione dei campionati italiani Under 23. Potrebbe essere leggerissimamente modificato per eccesso o per difetto questo 7,67 che dà il titolo italiano al giovane ragazzo romano, cresciuto nell'Esercito Sport e Giovani, cioè la squadra promozionale del centro sportivo. Vediamo se arriva qualcosa di meglio. Peccato per quel DNS di Paolo Dalmolin, che ha ottenuto un favoloso 7,54, che lo dice 7,66, quindi è primato record italiano Under 23 per Lorenzo Simonelli, migliorato di un centesimo. Il tempo di Hassan Fofana sta per arrivare o ancora no? E sono tre gli azzurri qualificati di fatto, esatto, per ranking o per tempi. Sì, per i campionati d'Europa di Istanbul. Di Istanbul, sì. Belle cose, tutto sommato. Anche ma molti giovani anche stanno arrivando, cioè una dimostrazione di consistenza interessante in questo campionato dell'atletica azzurra. Beh, è un bel periodo per l'atletica italiana, da favoloso a molto bello. Siamo molto vicini alla chiusura, vediamo se arriva il risultato anche di Hassan Fofana. E poi seguiremo chi terzo. Abbiamo seguito il duello fra i due, ha sbagliato, ma gli capita spesso. A San Fofanà, bene che sia riuscito a mantenere quantomeno un buon assetto. Ecco il risultato buono, 7,72 fatto così per Fofanà. Giacalone porta a casa il posto sul podio di un centesimo davanti a Leonardo Tano. Il figlio, si raccontava, di Rocco Siffredi. E poi Dario Dester, che stavolta è andato sopra gli 8 secondi. E peccato per l'assenza di Paolo Dalmolin.